Gli obiettivi rimangono quelli che ci siamo prefissati l'anno scorso per vincerlo e quest'anno per poter arrivare più in alto possibile, possibilmente a disputare i play-off e quindi un obiettivo di vertice, insomma. Tra le prime metterò sicuramente l'Andria, poi il Casarano perché dovrebbe riconfermarsi una squadra di vertice e poi non escludo qualche sorpresa tipo Molfetta o OVS, quindi... In queste qua, ripeto, inserisco la Virtus perché mi sembra che abbiamo fatto un ottimo lavoro fino adesso. Forse perché ci chiamiamo Virtus o tutti vorrebbero venire da noi e quindi noi abbiamo scelto quello che di meglio l'anno prima proponeva il campionato di eccellenza, tipo i vari Cornacchi, i vari Carminati, i vari Marino. Quindi abbiamo scelto gente di categoria e forse di categoria pure superiore, quindi l'abbiamo scelti con tranquillità. E loro devo dire che sono stati entusiasti a venire da noi. Gli obiettivi sono quelli di fare un campionato importante, ancora una volta da protagonisti, puntiamo al campionato ma anche alla competizione della Coppa Italia e poi l'obiettivo di quest'anno è quello di creare la scuola calcio Virtus Francavilla, è già partita l'organizzazione da qualche settimana e oggi presenteremo anche questo nuovo progetto. Abbiamo condiviso dei valori non solo con i ragazzi che scendono in campo ma anche con tutti i dirigenti, lo staff tecnico, i tifosi, ci siamo dati delle regole, abbiamo condiviso dei valori, abbiamo sottoscritto questo codice etico che è a disposizione di tutti coloro che lo vogliono consultare e questa sera presenteremo anche il contenuto del codice etico.